Ma il sabato sera senza il sound non me lo potevo immaginare. Trovavo il sound e la gente che lo frequentava sempre più forti. Erano adesso delle star per me, molto più forti di quelli che venivano da Grobstad e che non riuscivano a toglierselo di dosso questo quartiere. Adesso ero sempre al verde, perché Cassie aveva avuto sempre i suoi 100 marchi al mese che noi spendevamo per le pasticche e per il fumo. Ora i soldi me li dovevo rimediare e dovevo rubare. Al sound dovevo andarci da sola. Il venerdì pomeriggio andai in farmacia e mi comprai un pacco di efedrina per 2,95 marchi. Si poteva comprare senza ricetta. Adesso non prendevo più solo due efedrine, ma quattro o cinque. Quel giorno feci ancora una fermata nella Hausdermit, dove struccai un Cilum. Andai alla stazione della metropolitana e stavo proprio sballata bene. Non pensavo a Cassie, non pensavo affatto a quello che era. Ero semplicemente lì, stavo sospesa semplicemente in questo bellissimo mondo d'estasi. Nella metropolitana trovai eccitante che a ogni fermata salisse gente che si vedeva benissimo che andava al sound. Perfetti come si presentavano, capelli lunghi e stivaletti con le suole alte 10 metri. Le mie star, le star del sound, non avevo più stizza di andare da solo al sound. Era proprio sballata bene, il cilium che mi ero fatta al club era stato mondiale. Mentre scendevo le scale del sound, urtai un ragazzo. Lui mi guardò e mi disse qualcosa. Io lo trovai di uno stupendo pazzesco. Alto, magro, lunghi capelli biondi e un'aria estremamente tranquilla. Già sulle scale cominciai a chiacchierare con lui. A ogni frase che ci dicevamo ci capivamo meglio. Trovavamo eccitante la stessa musica e avevamo persino avuto esperienze simili con l'acido. Si chiamava Azze. Era il primo ragazzo che trovavo proprio bello. Quella sera mi presi una cotta. Era la prima volta in vita mia che mi prendevo una cotta. Azze mi presentò i suoi amici. Era un gruppo un sacco stupendo. Io mi ci inserii subito a parlare. Si parlava di droga e di come ci si poteva stravolgere sull'onda giusta. Io su questo avevo veramente meno esperienza di loro. Parlavano di Ero, cioè di eroina. Tutti concordavano che era una droga di merda, che se uno cominciava con l'eroina, tanto valeva piantarsi una pallottola in testa. Dissi: devono essere degli imbecilli totali quelli che si bucano. Poi parliamo di come si fa a stringersi i pantaloni. Su questo anch'io avevo esperienza. Ero diventata infatti così magra che tutte le settimane dovevo cucirmi jeans più stretti. I pantaloni stretti da schiattare erano una specie di marchio di fabbrica della gente che frequentava il sound. Potevo quindi dare agli altri delle idee su come cucire i jeans. Stringere i calzoni era l'unico lavoro manuale che avessi mai fatto. Dal gruppo di Azze ricevetti subito un riconoscimento, senza lottare. Avevo una tale tranquillità e una tale consapevolezza di me stessa, in questo stravolgimento che mi meravigliai io stessa. C'era anche un altro ragazzo del gruppo che mi piaceva molto, si chiamava Detlef. Era completamente diverso da Azze. Aveva un aspetto molto carino, era molto tenero e in un certo senso ancora infantile. Lo chiamavano Bamboletta. Aveva 16 anni. Lui era quello con cui parlavo liberamente. Poi c'era ancora una bella tipa, Astrid, una che ci azzeccava. Diceva delle cose che tutti si piegavano in due dalle risate. Aveva sempre la battuta giusta. La ammiravo per questo. Solo da Blackie bisognava guardarsi. Lui poteva ferire se si faceva qualcosa di sbagliato. Quando raccontai che una volta mentre ero in trip nella metropolitana avevo giocato con un bambino piccolo e che questo bambino era un vero angelo, Blackie fece subito un'osservazione stupida. Bisognava stare molto attenti a come si parlava.
Anche Pungiglione non mi piaceva. Era uno che le ragazze le rimorchiava. Dopo l'esperienza con Katie, questi tipi proprio non li reggevo. Ma Pungiglione faceva parte del gruppo solo a metà. Quella sera chiacchierammo e ogni tanto andavamo fuori a farci un chillum. Quando alle 5 del mattino il sound chiuse, andai ancora con gli altri al Kurfürstendamm. Nella metropolitana per Rudow mi sentii poi enormemente felice. Mi passava dolcemente l'effetto delle pasticche e del fumo. Ero piacevolmente stanca e per la prima volta nella mia vita innamorata. Adesso aspettavo solo che arrivasse il fine settimana. Alza era tenero con riservatezza. La terza volta che ci vedemmo al sound, mi baciò e io lo ribaciai. Fu un bacio molto innocente, di più non volevo. Azze se ne rese conto, senza che io dovessi dire una parola. Questa era la differenza tra gli sballati e gli etilici. La maggior parte degli sballati avevano una percezione molto fine di quello che succedeva agli altri, in ogni caso a quelli che facevano parte del gruppo. Gli etilici si buttavano sulle ragazze quando erano ubriachi, si trattava soprattutto di scopare. Da noi erano importanti altre cose. Azze e io eravamo come fratello e sorella. Era il mio primo fratello maggiore. Andavamo sempre in giro mano nella mano. Questo per me voleva dire essere protetta. Azze aveva 16 anni e faceva l'apprendista vetraio, che era una cosa che gli rompeva terribilmente. Aveva delle idee molto precise su come doveva essere una tipa paracula. Io mi pettinavo i capelli come voleva lui. Poiché gli piacevano i cappotti, me ne comprai uno da Orobi Vecchi per 20 marchi, lungo e con uno spacco fino al culo. Non potevo immaginarmi la vita senza Azze. Adesso, quando il sound alle 5 chiudeva, non andavo più direttamente a casa. Rimanevo col gruppo. Insieme venivamo fuori dai nostri sballi e passavamo il tempo in qualche modo in centro. Andavamo alle mostre, allo zoo e al Kurfürstendamm. Qualche volta rimanevamo insieme per tutta la domenica. A mia madre raccontai la storia di Cassie. Trovai nuove amiche dalle quali occasionalmente dormivo. Sviluppai una fantasia incredibile, perché si trattava di raccontare a mia madre dove passavo i sabati e le domeniche. Negli altri giorni della settimana vedevo ancora il vecchio gruppo dell'Hausdermit. Io sedevo sempre un po' in disparte, piena di mistero. Qualche volta raccontavo quello che avevo fatto al sound, credo che adesso gli altri mi ammirassero. Io ero semplicemente un passo più avanti di loro. Che fosse un passo verso la merda totale, allora non lo sapevo. E neanche sapevo che molti del vecchio gruppo, un po' di tempo dopo, avrebbero fatto lo stesso. Nel giro del sound c'erano tutte le droghe. Io prendevo tutte le droghe tranne l'ero. Valium, Mandrax, Efedrina, Captagon e naturalmente ogni roba da fumare e perlomeno 2 volte alla settimana un acido. Gli eccitanti e tranquillanti ce li prendevamo insieme a manciate. Le pasticche producevano nel corpo una lotta pazzesca che dava un feeling stupendo. Ci si poteva procurare le sensazioni che uno aveva voglia di vivere. Si potevano ingurgitare più eccitanti o più tranquillanti. Quando avevo voglia di darmi una scaldata al sound, ingoiavo più Captagon ed Efedrina. Quando me ne volevo rimanere tranquilla in un angolo o stare nel cinema del sound, buttavo giù con ordine Valium o Mandrax. Per un paio di settimane fui di nuovo tutto sommato felice, fino a quello squallido sabato. Arrivai al sound e incontrai Uwe, uno del gruppo, per le scale. Uwe mi disse: "Lo sai già che Azze ha mandato al diavolo il suo lavoro?" Uwe tacque un minuto, poi disse: "Adesso Azze è qui ogni sera." Lo disse in un modo strano e io immediatamente ebbi un colpo. Se Azze tutte le sere era al sound, doveva aver conosciuto anche altre ragazze? Chiesi: "Che fa Azze?" E Uwe rispose: "Ha una ragazza, Moni." Fu un colpo spaventoso quando Uwe me lo disse. Ho solo sperato che non fosse vero. Scesi giù nella discoteca. Azze stava lì da solo. Mi diede un bacio e poi prese la mia roba e la chiuse con la sua in una cassetta di sicurezza. Al sound si fa sempre così perché fregano da pazzi.
Più tardi arrivò questa Moni, che prima non avevo mai guardato con attenzione. Si sedette del tutto naturalmente con il gruppo. Io mi tenni un po' di sparte e la guardavo imperterrita senza farmi accorgere. Era completamente diversa da me, piccola, tonda, e aveva sempre l'aria divertente. Dava l'impressione di fare adazze da madre, con tutte le regole. Io pensavo continuamente, ma non può essere, non è possibile che mi molla per questa grassa tipa scatenata. Dovetti ammettere che aveva una faccia molto carina e dei bei capelli biondi lunghi. Allora pensai, forse ha bisogno di una ragazza che sia sempre di buon umore e che gli faccia da madre. Ma mi veniva sempre di più un altro sospetto. Azia ha bisogno di una ragazza con cui andare a letto, e questa è una che va a letto con lui. Ero completamente lucida. Non volevo prendere niente quella sera. Quando non potei reggere più, andai alla pista da ballo solo per darmi una scaldata. Quando tornai, i due erano scomparsi. Corsi come una pazza per tutto il locale e trovai Azia e Moni nel cinema, abbracciati stretti. In qualche modo tornai dove era il gruppo. Uno notò subito cosa mi era successo. Detlef mi mise il braccio intorno alle spalle. Io non volevo piangere. Avevo sempre pensato che è una cosa terribile, kitsch, piangere davanti al gruppo. Ma questa scena kitsch, non so come ci arrivai. Quando non potei più trattenere le lacrime, scappai via, versai la strada e andai nel parco di fronte al sound. Le lacrime adesso mi scorrevano sulla faccia. Improvvisamente Detlef stava vicino a me, mi diede un fazzoletto di carta e poi ancora un altro. Ero già troppo occupata con me stessa per prendere in considerazione Detlef. Solo più tardi capii quanto era stato carino da parte sua cercarmi là fuori. Non volevo rivedere Azze, pensai che non potevo sopportare di guardarlo negli occhi, ora che davanti a tutti avevo pianto e avevo fatto vedere com'ero dipendente da lui. Ma Detlef mi riportò al sound. Dovevo tornarci comunque perché Azze aveva le chiavi della cassetta di sicurezza. Feci uno sforzo tremendo per entrare nel cinema, chiamai Azze di soprassalto e mi presi la chiave. Dopo aver preso la mia roba, non ero più abbastanza forte da riportare pure la chiave, lo fece Detlef, che stava sempre, non so come, vicino a me. Erano quasi le due, l'ultima metropolitana era passata. Stavo davanti al sound e non sapevo dove andare. Adesso avevo una voglia tremenda di stravolgermi con qualcosa, ne avevo bisogno, ma non avevo più un soldo. Passò uno del gruppo della Hausdermitte, Pantera. Sapevo che Pantera vendeva un po' di LSD e aveva sempre buona roba. Gli chiesi se mi poteva regalare un acido e me lo diede. Uno di quelli buoni, cristallini. Non mi chiese perché così tardi volevo assolutamente andare in trip. Buttai giù l'acido e tornai giù a ballare. Ballando, flippai totalmente. Ballai per almeno un'ora come una pazza. Quando smisi, ancora non mi sentivo nulla dell'acido. Pensai che Pantera mi avesse fregato. Per fortuna c'erano un paio di persone nella Hausdermitte. Andai da Piet. Era in acido. Gli raccontai la storia di Azze, ma Piet era partito da tutta un'altra parte e mi disse solo: scordatelo, mia cara, poi non te la prendere e un altro paio di battute. Mi mangiai un budino di vaniglia e dissi: tutto il mondo è di una tristezza e di una merda assoluta. Volevo riportare indietro la tazza del budino per riprendermi i soldi del deposito, perché al sound per ogni bicchiere, per ogni tazza, bisogna pagare il deposito, in modo che non si possa fregarli. E nel giro di un secondo ero completamente partita. Fu come un flash, rovesciai una panca, quindi ballai fino alla chiusura. Fuori incontrai di nuovo il gruppo con Azze e Moni, non mi fece nessun effetto, mi piaceva da morire guardare uno dei manifesti del sound. Azze e Moni se ne andarono nella stanza di Azze. Gli altri andavano in direzione dello zoo, a qualcuno gli venne l'idea di andare all'Europa Center, finimmo sulla pista di ghiaccio dell'Europa Center. Era una notte abbastanza calda, aveva piovuto e sul ghiaccio si era formata l'acqua. Io scivolavo in mezzo al ghiaccio e pensavo di andare in mezzo al mare. Improvvisamente sentii che una lastra di vetro andava in frantumi. I ragazzi erano passati davanti ai botteghini, uno allungò la mano attraverso il vetro rotto fino alla porta. Ruppe anche un cassetto e tirò fuori i rotoli di monete. Prima che capissi esattamente quello che succedeva, tutti già correvano. Con i miei tacchi alti caddi lunga distesa sul ghiaccio, mi bagnavo sempre di più. Detlef mi aspettò e mi prese per mano. Sulla Kurfürstendamm, davanti al caffè Kranzler, ci dividemmo il bottino.
Questo lo trovai di nuovo bello, io ebbi due rotoli di monete da 5 marchi. Tutti erano assolutamente felici, non tanto per i soldi quanto per il fatto che avevamo fregato i due poliziotti privati che di notte stavano sempre di guardia all'Europa Center e che spesso avevamo avuto alle costole. Eravamo completamente pazzi di gioia. Rompemmo la carta che avvolgeva i rotoli di monete e la gettammo per aria. Davanti al Chrysler piovevano monete, il marciapiede era cosparso di soldi. Andammo in un locale che era già aperto alla stazione della metropolitana, fermata Zoo, il Bahnhof Zoo. Mi colpì subito lo squallore, era la prima volta che ero al Bahnhof Zoo, era una stazione enormemente squallida. C'erano barboni buttati nel loro vomito e ubriachi dappertutto. Che ne sapevo che entro un paio di mesi avrei passato qui tutti i pomeriggi. Verso le 6 me ne andai a casa, nel mio letto mi intreppai nell'orrore ed era la prima volta che mi succedeva. Avevo attaccato alla parete un manifesto con una negra che fumava uno spinello. Nell'angolo destro, in basso, c'era una piccola macchia blu. La macchia si mutò improvvisamente in una maschera pazzesca, in una vera faccia da Frankenstein. Non fui in grado di concentrarmi in tempo su qualcos'altro. A mezzogiorno mi svegliai che ero ottusa totale. Ero completamente intorpidita, come morta, pensai. Ma che razza di squalida che sei, che il tuo primo ragazzo già ti pianta. Andai allo specchio, ci guardai dentro e mi odiai. Vide la mia faccia che il giorno prima avevo ancora percepito così paracula, così misteriosa, come la faccia di una tipa sballata. Ero distrutta. Sotto gli occhi avevo dei cerchi neri come gli stati a lutto, la pelle era gialla e grassa, scoprii che avevo tutti i brufoli. Mi dissi, bene Christian, con il sound adesso hai chiuso, alzi il gruppo, non devono più capitarti sotto gli occhi. Nei giorni seguenti tentai di bloccare i miei desideri per altre cose, non presi pasticche e neanche un solo acido. Tutto il giorno bevevo tè con l'hashish e mi facevo uno spinello dopo l'altro. Dopo un paio di giorni mi trovavo di nuovo stupenda. Ce l'avevo fatta a non amare e a non farmi piacere nessun altro all'infuori di me. Pensai che adesso avevo i sentimenti sotto controllo. Al sound non ci volli più andare. Il sabato sera seguente fu per me il più lungo della mia vita. Era il primo sabato sera da molte settimane che non andavo al sound. Non riuscivo né a guardare la televisione né a dormire, non avevo abbastanza fumo per rincoglionirmi. Mi accorsi che senza il sound e la gente del sound non potevo più vivere per niente. Senza di loro la mia vita era completamente senza senso. Ero lì che aspettavo con gioia il prossimo venerdì ancora prima che mi fosse chiaro che sarei nuovamente andata al sound. Intimamente mi preparavo di nuovo al sound, trafficavo la mia pettinatura arrivando alla conclusione di non pettinare più per niente i capelli, pensavo che questo mi avrebbe dato un'aria ancora più misteriosa. Il venerdì me ne uscii per la prima volta per rimediare un paio di Valium, li buttai giù con la birra e cinghiottii sopra anche un Mandrax prima di andare al sound. Già non avevo più timore di Azze e del gruppo, a malapena riuscivo ad avere un briciolo di lucidità. Mi feci dare un grande cappello di jeans, mi sedetti al tavolo appoggiando la testa sul piano e dormii quasi tutta la notte. A un certo momento, quando mi svegliai, Detlef mi aveva scostato il cappello dal viso e stava accarezzandomi i capelli. Mi chiese cosa c'era. Risposi che non c'era nulla. Ero molto scostante, ma trovavo un sacco tenero come lui si occupasse di me. Già il successivo fine settimana, quasi per tutto il tempo, lo passai assieme a Detlef. Avevo di nuovo una ragione per andare al sound, Detlef. Era una cosa molto lenta con lui, non era il grande botto come con Azze. All'inizio stavamo semplicemente insieme al sound, parlavamo molto tra di noi. Con Detlef mi ci intendevo in maniera completamente nuova. Nessuno era il dominatore, in ogni caso non nei discorsi. Con Detlef potevo chiacchierare di tutto senza paura che lui sfruttasse le mie debolezze. Nessuno si incaponeva sul suo punto di vista, ognuno poteva, una volta o l'altra, convincere l'altro. Del resto, Detlef mi era piaciuto molto già a prima vista, ma per me non era il tipo fortissimo che era stato Azze. Per poterlo essere, era in un certo senso troppo delicato e candido. Piano piano mi rendevo conto, tuttavia, che l'amicizia con Detlef mi dava molto di più di quella con Azze. Di fine settimana in fine settimana mi diventava sempre più caro, anche se mi difendevo dal diventare dipendente da un ragazzo come lo ero stato da Azze. Ma a un certo punto dovetti ammettere di fronte a me stessa che ero davvero innamorata di Detlef. Ero diventata molto tranquilla, e questo dipendeva anche dal fatto che ingurgitavo sempre più tranquillanti e solo raramente eccitanti. Tutta la mia frenesia se n'era andata, solo ogni tanto mi buttavo in pista, mi scaldavo a ballare solo quando non riuscivo a rimediare del Valium. A casa dovevo essere diventata davvero piacevole per mia madre e per il suo amico. Non contraddicevo, non mi accapigliavo più con loro.
Non mi opponevo più a nulla perché ormai avevo rinunciato a cambiare qualcosa per me a casa e mi rendevo conto che così la situazione diventava davvero più semplice. Nel Natale del 75, avevo allora 13 anni e mezzo, pensai che il rapporto con mia madre si era talmente disteso in seguito alla mia rassegnazione che avrei potuto confidarle una parte della verità. Le dissi allora che non sempre avevo dormito da Cassie, ma che talvolta ero restata la notte al Sound quando l'ultima metropolitana era già passata. Lei reagì abbastanza incazzata e fece la voce grossa. Io le dissi che era meglio restare una notte in quella discoteca e poi tornare a casa, invece di scappare di casa come facevano gli altri ragazzi di Gropiustad e diventare una vagabonda senza casa. E poi le dissi che era meglio che venisse a sapere la verità piuttosto che le raccontassi bugie. Lei se la beve. In effetti non sentivo più l'esigenza di raccontare di me a mia madre, ma il continuo raccontar balle mi dava i nervi. Inoltre diventava sempre più difficile inventare storie credibili. All'origine della mia confessione stava il fatto che nelle feste di Natale e a San Silvestro volevo andare al Sound e per l'occasione non mi veniva in mente una balla credibile. Mia madre mi permise effettivamente, durante i giorni di vacanza, di stare via tutte le sere. Io stessa ero molto sorpresa, ma a mia madre avevo naturalmente raccontato che il Sound era una buona e innocua discoteca per teenager e che tutte le mie amiche ci andavano.